Allora, salve a tutti, sono Brown Hickey, pronti per vedere in funzione questa macchina infernale. Yeah. Visto che sta per morire un fregno. Ecco, è morto. È arrivato il ferro. Ho trovato il sistema per infilare anche il cactus qui in mezzo per distruggere i fiori che arrivano. Scusate un attimo che... Video settings, animation, minimal, ok. Ho deciso di mettere il dispenser, il dropper, scusate, rivolto verso il basso con un cactus messo così. Così tutte le rose che scendono vengono distrutte dal cactus. Ok, ora andremo a fare una piccola modifica al coso di arrivo, al meccanismo di arrivo del minecart. E poi continuiamo perché voglio iniziare a fare... Oddio, che lag. Voglio iniziare a fare qui il tunnel che porta verso casa mia. Quello che ho deciso di voler fare è che questa ferrovia qui servirà per raccogliere tutti i vari tipi di drop, eccetera, eccetera, che provengono da tutte dalle farm automatiche che installerò qui nel mio mondo. Quindi tutte le farm automatiche, possono essere di qualunque tipo, sia di mob eccetera, confluiranno qui. Ovviamente qui dentro ci bisogna metterci qualcosa, se no non funziona. E quindi stavo pensando, se uso solamente questo sistema c'è il pericolo dell'overflow, ovvero che si riempia tutto quanto e niente, rimani fregato. Ho calcolato che bastano 6 hopper per contenere tutto quanto, quindi qua già ce ne sono due. Ora eliminiamo questo. Qui ce n'è uno, basta fare tipo tac, tac, tac. Ora puntiamo su questo tac. E ora da qui dietro. Puntiamo su questo. Ok, in teoria così dovrebbe funzionare. Andiamo a recuperare il nostro minecart. Metto una torcia. Minecart. Buttiamogli dentro questa pressure plate. Vai. Su. Vai. Quindi il minecart arriva. Posto tutto, viene rilasciato in teoria qui sopra. Ecco, abbiamo il pressure plate con tutta la merda che ci avevo buttato dentro prima. Via. Quindi, ora che questa parte, diciamo, è completamente funzionante, bisogna fare invece la parte da cui partono gli oggetti sulla mia farm. Quindi mi dovrò fare un altro po' di hopper. E poi il sistema praticamente è lo stesso qua, questo col pistone, eccetera, eccetera. Ah, un'altra cosa. Ah, perché non uso un Ender Chest? Perché ovviamente non si possono usare le Ender Chest nel Minecraft Vanilla. Qui non è né Feed the Beast, né Tech It, né eccetera, né nessuna mod. Quindi io se butto un Ender Chest qui con un hopper sopra e ci metto la roba, ovviamente non ci posso mettere le cose. Allora devo... Ah, non c'ho manco il piccone per romperlo. Allora, devo andare a recuperare. Vabbè, comunque sia. Non funziona sta cosa, ok? E poi non è che se apro l'ender chest qui, allora si aprono tutte le ender chest del mio mondo. Hai capito? Chiaro? Ok, ho fatto anche questo circuito. Qui, come potete vedere, viene riconosciuto quando c'è un oggetto qui. Quando c'è un oggetto qui, questa torcia si spegne e anche questo impulso si spegne. Qui abbiamo un... Ecco, ora si vede. Il solito glitch con Optifine. Abbiamo un pistone che blocca
questo pezzo di redstone. Ora facciamo una piccola dimostrazione pratica. Facciamo con 13. Quando arriva un minecart si blocca, si svuota l'hopper dentro al minecart e dopodiché viene fatto ripartire molto semplicemente. Quindi ora metterò un bel po' di cosa qui sopra, copriamo tutto quanto e ok, credo che vada bene così. Ora mi scavo un bel tunnel da qui fino a casa mia e il sistema sarà finito. Poi ovviamente bisognerà ingrandire la farm, l'iron farm. E come ho già detto, sul percorso, diciamo, di questa linea, magari ci saranno varie sezioni lui dove potrà prendere il minecart varie altre cose. Potrà prendere, non so, roba da mangiare o drop di mob che provengono da una mob farm e via discorrendo. Allora, momento epico, stavo scavando la ferrovia quando mi sono battuto in una caverna e ho trovato questo spawner che ho già disabilitato, dove finalmente abbiamo un nuovo disco, un nuovo saddle che ci sarà utile in futuro con i prossimi update, poi tutta robaccia, perché servirà per cavalcare i cosi. Ora vediamo in che cosa si trova. Dovremmo trovarci al di sotto del deserto, quindi vediamo un po'. Saliamo. C'è un ragno sopra di me, sicuramente sarà notte fonda. Eccolo, plop 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 plop. Infatti. Ma ora lo famo fuori. Non vi preoccupate. Oh, merda, merda, merda. Oh, una morte in diretta. Ok, dove cazzo arriva? Oh, questo qua. Ora esplode il creeper, guardate. Ah, boom. Ok, allora dov'era il punto? Qui. C'è un bel segno di riconoscimento. Ping, ping, ping. E lo useremo ovviamente per farci qualche fam. Oh cazzo, mi sono guardato. Ah, torniamo indietro. Qualche fam di qualcosa, tipo di un'esperienza farm ulteriore. Per il buon mill. Dipende, dipende, mo vediamo. Poi ogni tanto mi esce sto unable to locate sign. Non riesco a capire che è. Comunque, ho deciso di scendere in basso per scavarlo, visto che anche la mia cosa si trova in basso. E l'altezza a cui lo faccio è 45. Il tunnel, ovviamente. E niente, sono arrivato qui. Poi dovrò mettere. E il dungeon si trovava da questa parte. Qui c'è anche un'altra caverna. Il dungeon si trova da questa parte. Ora voglio provare a sentire com'è sto CD. Ecco qui. Illuminiamo pure un po' di qua. Vediamo. Ok. Ah, è da questa parte qui. Anzi, non è da questa parte. Vabbè, ho trovato anche un canyon gigantesco da qualche parte. Io mi sono perso. Vabbè. Ci vediamo tra un po'. Allora, oggi deve essere la giornata dei dungeon dimenticati. Questo è di zombie, non so perché mi fa vedere maiale. Tipo, stavo piazzando delle leve quando ho incrociato questo, ma non c'è niente di interessante. Comunque, un'altra cosa di zombie qui. Questo me lo prendo. E vabbè, prendiamo anche il pane.
Niente di che. Speravo in un'altra sella. Io da dove sono cascato? No, da qui. Stavo mettendo le torce qui. Facciamoci un segnale qui. Ok, così capisco. E quindi niente. Ecco come sta procedendo la ferrovia. Però sto sprecando un sacco di cose. È apparso, ma non capisco perché. Dove sta? Forse ci deve essere qualche... qualche caverna da queste parti. No. Boh. Vabbè. Allora, ho finito la ferrovia e ho appena visto arrivare il primo minecart, arrivare e scaricare del ferro. Problema che si è fermato, si è ingolfato il sistema. Quindi penso che al posto di fare questa cosa qui, l'abbasserò di 2 e ci metterò una cassa per come cacchio si dice? Per di buffer qui sotto, perché non so com'è, ma non ha funzionato bene. L'item elevator. Forse ho sbagliato a fare qualcosa qui, ma non mi pare. Provo ad aumentare il tick del clock. Vediamo che succede. Mi sto mettendo un po' di... ovviamente se si accumula finché... ok, ora in teoria dovrebbe andare. Penso che... ma perché è apparso il lupo qui? Boh, cose random. Boh, devo fare un po' di prove perché forse così va bene. Comunque, sì, funziona, la ferrovia è lunghissima. Boh, niente di che. E questo significa che se ce l'ha fatta andare e tornare, che se io rimango qui in questa zona, tutti i chunk rimangono caricati da qui fino alla farma. Il che è una buona cosa, quindi significa che funzionerà H24. Vediamo un po'. Si è fermato qualcosa? No. Boh, non lo so. Ma adesso la guardo un po' e poi torno. Allora, il sistema sembra funzionare abbastanza bene. Infatti ho ricevuto 11 iron ingot che sono abbastanza pochi, però come già detto ho intenzione di espandere la farm. Per oggi cambiamo completamente cosa e volevo un attimino, prima di tutto, eliminare questa farm qui che non funziona più, anche perché qui sotto ci passa la nuova ferrovia che ho fatto per trasporto delle cose, quindi non so, chiudere questa zona e poi... magari scrivetemi nei commenti cosa volete che io faccia qui. Quindi volevo levare la redstone, recuperare un po' di pistoni, di repeater, eccetera, eccetera. Qui. Vediamo un po' com'era. E inoltre oggi ho intenzione di fare qualcosa di abbastanza inedito. Ho visto un video su YouTube che mi ha molto interessato. Qui c'era l'acqua per far crescere le piante. So che ormai sta cosa, questo sistema non funziona più perché hanno cambiato il bone meal. Tanto per cambiare. Ok, qui c'era il bud switch, che tra le altre cose ho visto un video di Settling che ti diceva come fare i nuovi bud. Quindi devo guardarlo e studiarlo bene per capire come fare le cose che una volta si facevano. Di qua ci dovrebbe essere altra resta, infatti. Ok.
Mettiamo un po' di torce, poso tutto lo schifo e poi oggi passiamo a questa cosa nuova che voglio fare. Attenzione, momento storico, osservate là, ho appena ucciso uno zombie, ora probabilmente ce ne sarà qualcun altro che arriva, perché per il fatto che ora si comportano tutti insieme, diciamo, se tu ne attacchi uno, gli altri ti attaccano. E guardate un po', chainmail e chainmail. Questo è addirittura incantato. Non mi era mai successo. Ovviamente questa roba non è rara di più, perché ti deve spawnare il mob che ce l'abbia. E inoltre te lo deve droppare, quindi c'è tipo un 5%. Ma qualcosa di veramente improbabile. Comunque niente, non... Ah, buono. Stavo un po' giocando così, ho riparato un po' di cose, stavo costruendo una roba che dovete vedere nella prossima clip, ma questo evento fortunoso mi ha interrotto, diciamo. Oh, un pesce. Bene. Ho finito la costruzione che stavo facendo, si tratta di una stazione di pesca, non c'è nessun meccanismo di redstone dietro, per questo l'ho costruita, diciamo, completamente senza introdurla né parlarci sopra, perché così almeno se sbrighiamo, non so se si è reso l'idea, nulla di speciale e niente. Bene. Ora passeremo a quello che voglio fare oggi. Quindi secondo voi a cosa mi serviranno i pesci? Beh, lo scoprirete tra un attimo. Lo scopo dell'episodio di oggi era quello di addomesticare un gatto. Ma come vedete, diciamo, dall'accendino che ho in mano, probabilmente avete capito che non ci sono riuscito. Infatti ora andrò a bruciare tutta questa foresta in modo che uno spawnino e due sia più facile da addomesticarli. Quindi che la festa del lag abbia inizio. Bene, ho già preso fuoco io, ma chi se ne frega. E niente, daremo fuoco un po' a tutto quanto. La cosa importante è che prenda bene il sottobosco. Un po' ho provato a levarlo anch'io, ma siccome è un lavoro improbo, è veramente lunga, direi che questo è il metodo migliore. Un paio di tocchi nei punti giusti e in teoria dovrebbe andare bene. Vediamo un po' se prende fuoco. Ok, di là si sta facendo un bel falò. Quindi aspetto e poi eliminerò tutti i residui amminacidici che rimangono qui della foresta a mano. Bene, credo che sia arrivato il momento di spiegarvi cosa ci devo fare con questo accidente di gatto. Voglio fare un sistema per riconoscere appunto quando il gatto si trova posizionato su questo blocco o no.
quando sarà posizionato su questo blocco si andranno a accendere queste luci. Oh, cazzarola. Scusa, non volevo. Si andranno ad accendere le luci che si trovano alla base di questo piccolo, non so come chiamarlo, tempietto o simile. Comunque sia, come faremo a riconoscerlo? Non so se sapete, ma quando un gatto si trova sopra una chest, non si riuscirà ad aprirla. Infatti, se ora io lo posiziono, anche se questi sono degli slab, ora non ce l'ho appresso. Comunque, se lo posiziono su degli slab con sotto una cesta, come potete vedere, non riesco ad aprirla anche se premo con il destro. Questo che significa? Ora, se noi leviamo fresco, ottimo, e mettiamo un hopper, dai, un hopper che punta qui dentro, come vedete di solito la cobblestone appunto va dentro la chest. Ma se noi ci mettiamo il gatto sopra, ok, come vedete gli item non girano più e io non potrò accedere alla chest. Però potremmo mettere un repeater qui. Allora, quindi co cosa ho pensato? Cioè, ho pensato, in realtà è stato ideato da un'altra, da SimpliSark, questo sistema. E io semplicemente ho visto il video, poi ho cercato di ricrearlo in un mondo in creativo. Ok, devo distruggere qui, se no non riesco a mettere. Quindi l'idea sarebbe creiamo un loop di oggetti, un loop infinito di oggetti, grazie a un dropper, e questo loop farà, diciamo, un effetto a collo di bottiglia, ovvero quando, ora mi spiego meglio, quando ci sarà il gatto sopra, vediamo. Gli oggetti non riusciranno ad andare su in questo dropper, mentre se io lo sposto, lui, in teoria, gli oggetti andranno su questo dropper e si fermeranno. Ok? Ora, se noi ne mettiamo, com'era, 19, no? Appunto, riusciremo a determinare. Anzi no, se noi ne mettiamo 19 da questa parte, vabbè. Comunque sì, è il solito sistema, diciamo. Ma che sta succedendo? La cobble? C'è qualcosa che non va con Minecraft ultimamente. Vabbè, comunque sia. Costruisco questo sistema in modo che sia più comprensibile una volta finito, anche perché, cioè, conviene così, fidatevi, è inutile tediarvi in modo inutile. Comunque sia, ci sarà un loop e gli oggetti saranno liberi di girare all'interno di questo sistema solamente se il gatto non sta qui sopra. Se il gatto si trova qui sopra, in sostanza il sistema si blocca e quindi le luci si accenderanno. Ora lo costruisco in un momento. Allora, ho finito il sistema ed è venuto un po' un casino sotto il circuito, ma funziona abbastanza bene. Come vedete, ho levato il gatto e si sono spente le luci. E non si sente questo fantastico suono. Ok, al massimo. Quando vado a rimettere il gatto, si riaccendono le luci. Rifacciamolo. No gatto, no party. Quando rimetto il gatto, puff, si accende le luci. Ok, diamo un'occhiata al circuito, anche se è un bordello immane, perché queste lampade erano troppo vicine al circuito questo, e quindi boh. Comunque sia, come vedete, 23 cobblestone quando io levo il gatto. Passiamo a 22. Guardate, dove sta? 23
21, anzi. Ok. Quando io rimetto il gatto. Oh. Ok, ho rimesso il gatto. Quando io rimetto il gatto ritorna tutto normale. Che succede? Qui ripassa a 23 e questo pezzo di redstone qui si accende. Quando era 21 si arrivava fino a qui. Quindi si accende questo pezzo di redstone che fa accendere la lampadina che si trova sopra questo blocco. Fa accendere questo ripeater qui, fa accendere questo ripeater qui e fa accendere la lampadina che si trova sopra questo blocco. Fa accendere questa linea di redstone che fa accendere questo ripeater, fa accendere questa torcia e fa accendere. Fa spegnere questa torcia, fa accendere questa torcia, fa accendere questa luce. Che fa accendere il repeater di prima, fa accendere questa linea di redstone, fa spegnere questa torcia, accendere un'altra torcia che sta qui sopra e spegnere e accendere quella luce. Ok, non avete capito niente, però. Vabbè, perché ho dovuto fare sta roba con le torce? Perché se no mi impicciavo col circuito questo, che è il clock principale che fa. Che si attiva. Quando appunto c'è il gatto sopra. Qui sotto abbiamo il segnale. Bene. Spero che mi sia spiegato un attimo bene. Probabilmente questo episodio è durato 20.000 minuti. Possiamo direi chiudere qui. E vi volevo dare intanto mentre chiudo un paio di. Che era quel rumore? Boh. Un paio di avvisi, tipo un tizio che si chiama Fricchio, Fricchio mi sembra, mi ha nominato amministratore di una pagina di Facebook che troverete in amministrazione, in descrizione, scusate, non in amministrazione, che si chiama Redstone Italia, quindi magari dategli un'occhiata e se volete mettete mi piace. È appena arrivato un carico carico di ferro. Ok. Quindi, direi, dopo questo ci sono anche altri avvisi, probabilmente, ma mi sono dimenticato. Anzi, non so se avete notato, ma sto facendo meno video. Questo perché? Perché sono parecchio impegnato. Quindi stringete i denti appena riuscirò a disimpegnarmi dagli impegni. Ritornerò a fare video con la solita frequenza, cioè tipo una volta ogni 2 mesi. Va bene, grazie a tutti, ovviamente sono ironico. Grazie a tutti, ci vediamo la prossima volta. Addio.